Napoli era una città che naturalmente ha richiamato Ryanair. Ryanair sicuramente aveva una carenza per quanto riguarda Napoli, quindi non serviva a Napoli, quindi era assolutamente necessario che Ryanair approdasse a Napoli. Napoli è un aeroporto che assolutamente ha bisogno di tariffe basse. Ryanair è la compagnia aerea numero uno in Europa per quanto riguarda le tariffe basse. Oggi annunceremo l'operativo invernale con altre 9 nuove rotte, quindi per un totale di 24 rotte, e porteremo a Napoli 1,7 milioni di passeggeri nei primi 7 mesi di operazioni. Come detto, nei primi mesi di operazione per l'inverno porteremo 1,7-1,8 milioni di passeggeri a Napoli. E la cosa interessante di Ryanair è che cresceremo intensamente anche durante l'inverno, quindi avremo 24 rotte per quanto riguarda l'inverno a Napoli, che è sicuramente una città molto stagionale dove la maggior parte dei turisti arriva d'estate. Noi invece porteremo crescita anche durante l'inverno, quindi nei prossimi 3-4 anni speriamo di arrivare a 2-3-4 milioni di passeggeri. Yes, I've come here twice on holidays with my wife. A very beautiful. Sono stato a Napoli già un paio di volte con mia moglie in passato, ho visitato non solo Napoli ma anche Capri e comunque la regione, è una regione molto bella. Oggi siamo qua ad annunciare appunto l'inverno per Napoli, quindi l'inverno 2017, porteremo sicuramente più turisti. Il nostro intento principale è quello di aumentare il traffico di turisti anche durante l'inverno a Napoli. È interessante anche sicuramente l'operazione di fideraggio che potremmo offrire dall'Italia, da Napoli verso Roma e Milano, anche per supportare la crisi all'Italia.